Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Torno a parlare di iris in questo video perché ho pensato di ripristinare un pochettino questo sentiero creato l'anno scorso, l'abbiamo visto nei video precedenti, in cui ho tolto queste piante di iris in giro per il giardino nei loro grossi cespi, li ho divisi, ho tenuto gli esemplari più belli, i rizomi più belli, più sani, e li ho ripiantati qui in questa zona del giardino che ho deciso di battezzare come sentiero degli iris. L'idea era partita come giardino della memoria, però ripeto, mi sembrava un pochettino triste, no? come nome di un pezzo di giardino, il giardino della memoria, un po' troppo commemorativo, e quindi battezzandolo sentiero degli iris mi dava una sensazione un po' più di tranquillità, un po' più di pace e anche di serenità. Questo perché questo pezzo di giardino volevo dedicarlo a tutti gli animali che ci hanno accompagnato nel corso degli anni e che non ci sono più e che vorrei ricordare in questo giardino in cui ci sono tanti fiori. Ecco, i fiori saranno appunto la rappresentazione di questi nostri amici animali che non ci sono più. E in più ci sarà poi la costruzione, adesso vediamo, di un tempietto, di un qualcosa in cima a questo giardino, e tutto questo sarà appunto dedicato a loro. Ma questa è una cosa che vedremo poi nel corso dell'anno. La cosa più importante adesso è dedicarsi agli iris, perché gli iris piantati in giardino, se non vengono puliti, non dico spesso, ma con costanza, tendono poi a essere invasi da erbacce, da piante che crescono intorno a loro, si insinuano anche dentro le loro foglie, attorno alle loro foglie, sui rizomi. Queste piante vogliono vivere in un contesto abbastanza pulito, altrimenti tendono a non fiorire bene e non svilupparsi bene. Vogliono il sole, se coltivati in una zona che è un incolto di erbe altissime, queste piante non riescono a ricevere neanche una luce giusta e quindi nel tempo tendono a perdersi un po' e quindi a fiorire di meno. Quindi cerchiamo di mantenerli puliti, una bella pulizia intorno alle piante, anche una pulizia attorno alla pianta di un 30-40 cm, in modo da dare a queste piante la possibilità di non vivere in un contesto umido, di non accumulare troppa umidità, soprattutto anche a livello del terreno, perché quando ci sono tante erbe intorno, tutto quanto rappresenta anche una situazione di umidità. E quindi con una bella pulizia si arieggia un po' il tutto, i rizomi possono svilupparsi bene nelle direzioni in cui vogliono andare e la pianta starà bene in salute e potrà darci i suoi bellissimi fiori. Gli iris sono piante che hanno dei fiori meravigliosi, stupendi, per ogni pianta possono esserci anche più fiori e quindi se le coltiviamo bene e vogliamo fare un sentiero tipo questo, nel tempo poi avremo veramente delle bellissime fioriture che accompagneranno chi vuole entrare appunto in questa zona del giardino. Procediamo subito con una bella pulizia, vi faccio vedere come la faccio io. Io non andrò a pulire tutta l'area che potete vedere qui ad esempio, ma farò una pulizia che segue il percorso degli iris in modo che poi nelle vicinanze potrò intervenire col decespugliatore senza danneggiare col filo le foglie di queste piante e neanche i loro rizomi, che sono potenti, che sono spessi, che sono duri e resistenti, ma sono anche abbastanza fragili e sono una parte molto importante di queste piante, perché deve rimanere poi sempre a livello del suolo, volendo anche leggermente coperto da uno strato leggero di terra, però anche i rizomi vogliono ricevere un po' di luce solare e quindi come vi ho detto prima, se c'è un incolto e tantissime erbe, questi rizomi poi patiscono perché rimangono in una situazione di buio in cui non ricevono la luce necessaria per poter permettere alla pianta di svilupparsi. Andiamo a fare un po' di pulizia così vediamo come farla insieme. Eccoci di fronte ad una pianta di iris completamente invasa da altre erbe,
che dobbiamo assolutamente ripristinare e pulire. Questo perché la pianta di iris, come ho già detto, ha bisogno di illuminazione, di essere in un posto areato, libero da infestanti, e quindi andremo sulla pianta a intervenire con uno zappetto. Io uso questo, lo trovo molto comodo, anche se mi sarebbe piaciuto, devo vedere se poi lo trovo, avere un zappetto con tre denti, perché si tira di più, con due denti si rischia di fare un po' più di fatica. Però io che cosa faccio in questo caso? Comincio a liberare la parte esterna della pianta e poi dopo vado all'interno. Quindi con questi due denti comincio a sollevare le zolle di terra che hanno questa erba infestante che ha praticamente colonizzato la pianta di iris. Quindi la tolgo, così comincio già a fare un inizio di pulizia. Poi torno di nuovo a zappettare. I denti li uso per questo tipo di erbe che strisciano, perché vengono strappate praticamente dal terreno, vedete? E questa è un po' una piccola fortuna, perché si fa un po' più veloce. La pulizia dell'iris può essere anche piacevole, perché si ridà luce alla pianta, però può essere anche abbastanza difficoltosa per il tipo di erba infestante che abbiamo intorno alle nostre piante di iris. Ad esempio qui abbiamo dell'erba, normalissima erba, e questa, vedete, non riesco a prenderla, quindi dovrò intervenire con questo e diventa un po' tutto più complicato, perché bisogna strappare tutta la zolla, non si può solo tirare la parte strisciante, ma bisogna tirar fuori la zolla, ed eccola qui, con tutto il suo pane di radici. Poi vado a ripulire. Io purtroppo qui ho un terreno che va leggermente in discesa, e quindi non solo le erbe arrivano sull'iris, ma anche la terra stessa nel corso dell'inverno, con la neve, con le piogge, tende a scendere giù e accumularsi intorno alla pianta. Quindi qui c'è tutto da liberare, sia dalle erbe infestanti, e sia dalla terra in eccesso che ha sommerso i rizomi dell'iris. Quindi vado a zappettare, tolgo tutto ciò che trovo. Questa ad esempio è una gramigna, che qui la fa da padrona. C'è un periodo dell'anno in cui la gramigna qui invade tutto. Ok, anche se noi scuotiamo un po', e sicuramente qualche pezzo di radice finisce di nuovo nella terra e svilupperà altre piante, comunque la pulizia dell'iris non la facciamo una volta alla settimana per tutto l'anno, ma andremo a intervenire con questo tipo di pulizia due volte l'anno, tre volte l'anno, a secondo della situazione che ci troviamo di fronte. Allora, continuo a zappettare. Qui la gramigna veramente è incredibile. La gramigna ha una potenza veramente incredibile di colonizzazione del terreno. Allora, gli iris possono anche essere protetti eventualmente con una leggera pacciamatura, inserendo qualcosa che copra, che crei delle zone di ombra, però ricordiamoci sempre che l'iris è una pianta che vuole crescere libera e che la pacciamatura non la sopporta poi così bene, anche perché la pacciamatura mette in ombra poi i rizomi. Quindi volendo possiamo fare una pacciamatura attorno alla nostra pianta lasciando il centro libero, ma in questo caso non servirà a nulla con le erbe infestanti che crescono intorno alla pianta stessa di iris. Quindi a questo punto è meglio fare un bel lavoro di pulizia, come questo ad esempio, molto semplice, fatto in una giornata in cui, in un momento della giornata in cui si ha la libertà di poterlo fare tranquilli, godendo un po' del giardino. Vedete quanta terra si accumula attorno alle mie piante, perché qua scende tutto pian piano. Io poi con il rastrello andrò a sistemarla un po'. E adesso, una volta liberata la pianta dalle erbe infestanti, cosa farò? Andrò senza questo strumento
andrò con le mani, perché così si fa meno danno, andrò a estirpare ancora quello che c'è e poi con le dita andrò a liberare in maniera molto delicata la parte centrale della pianta. Qui ci sono un sacco di piccole radici di tutte queste erbe che erano cresciute, quindi le strappo. Volendo, se abbiamo una spazzola, potremmo intervenire anche con una spazzola, magari per fare un po' prima. Però ripeto, questo se abbiamo una pianta, due piante, tre piante, ma se abbiamo un sentiero di iris, in questo modo ci metteremo un anno a ripulire il tutto. Quindi, ok, la pianta adesso si presenta in questo modo. Il rizoma l'ho tirato un po' fuori dalla terra, magari lo vado a ricoprire soltanto leggermente, in questo modo questa pianta è pulita, e andrò a pulire anche l'altra che è qui. E così le nostre piante di iris possono sfruttare tutta la luce che arriva a inondare di luce anche la parte centrale della pianta, tutto si trova esposto, arieggiato, e in questo modo un iris non si ammala, non marcisce, perché il sole asciuga di volta in volta la terra che si bagna, e voilà. E così la nostra pianta può sopravvivere bene in giardino e portare i suoi bellissimi fiori. Io ricordo che queste piante sono state messe in giardino l'anno scorso facendo delle buche, inserendo la pianta, appoggiandola nel terreno, riportando un po' di terreno e lasciando i rizomi sempre leggermente in superficie. Ho fatto una piccola concimazione con dello stallatico pellettato, proprio un piccolissimo pugno per ogni pianta sotto, prima di inserire la pianta, poi ho coperto con un po' di terra, poi ho appoggiato le radici della pianta in modo che non sono a contatto con il concime, perché le piante di iris vogliono una leggera concimazione, non sopportano grosse concimazioni, quindi diamogli un aiuto, soprattutto quando sono di nuovo impianto, per poter crescere. Poi la pianta nel corso degli anni possiamo anche concimarla una volta l'anno, se vogliamo, due volte l'anno, ma sempre con poco concime, perché comunque sono piante che si adattano, sono piante anche da terreno, da giardino roccioso, vivono anche in situazioni di terreni poveri, quindi non insistiamo tanto con le concimazioni. Quello che dobbiamo curare di più è la pulizia della pianta, l'esposizione al sole, sono queste le cose che ci porteranno ad avere bellissime fioriture, ed eventualmente dopo l'impianto seguirla un po' con delle bagnature, senza esagerare, perché la pianta di iris non vuole un terreno sempre umido, ma vuole asciugare. E voilà, e così otteniamo un bellissimo risultato che è pulito, liberato dalle erbe, e questo permetterà alle nostre piante di iris di crescere bene, di essere soleggiate, di ricevere la luce giusta per portarle poi nel tempo in fioritura. Ok, la pulizia è stata fatta, adesso continuo a pulire un pochettino perché ho ancora qualche oretta da dedicare qua al giardino e ci vediamo dopo. Bene, siamo arrivati alla fine del video, la pulizia dell'iris è stata fatta, ho ancora altre piante di iris anche qui, queste sono isolate perché sono di un colore diverso, alcuni sono neri, mi sembra di aver messo anche un iris bianco se non sbaglio, che a me piace tantissimo. Questa è una parte di un'aiuola che andrà anche ripulita, qui ho messo il cartello sentiero dell'iris per identificare proprio questo percorso che gira andando a prendere diverse piante in modo da poter godere di tutte le fioriture. Ed è stata una mattinata piacevole, un po' di lavoro perché c'è da estirpare tutta questa erba infestante attorno alle nostre piantine di iris, però è piacevole perché si dà un senso di ordine al giardino, e anche perché i lavori in giardino, soprattutto in mattinate di sole come queste, possono essere molto ma molto piacevoli, molto belle. Io spero che questo video sia stato anche di utilità, ci sono diversi modi di pulire le piante di iris, io lo faccio in questo modo più che altro per liberare le piante dalle erbe infestanti, anche perché non ho poche piante ma ne ho veramente tantissime, e quindi se dovessi farlo in maniera molto minuziosa questo mi porterebbe via tantissimo tempo. E purtroppo non ho durante la settimana tutto questo tempo a disposizione, quindi la mia è una pulizia abbastanza veloce, però molto approfondita, cercando appunto, come non so se l'ho detto all'inizio del video, tenendomi con la pulizia, cercando di togliere le erbe infestanti
a un 30-40 cm dalle piante di iris, poi il resto verrà tolto poi col decespugliatore, verrà poi decespugliato, quindi l'importante è che il sentiero di iris sia pulito seguendo appunto la linea degli iris, in modo da non danneggiare poi queste piante con l'utilizzo del decespugliatore. È molto importante anche avere degli strumenti buoni, lo zappetto che ho usato nel video alla fine l'ho rotto, era uno zappetto buono ma aveva già tantissimi anni, era già un po' logorato e quindi ho beccato una bella radice di un albero che andava sottoterra e ho spezzato le due punte che già si muovevano un pochettino. Quindi bisogna prendere degli strumenti che siano adatti, che siano buoni, a volte sono anche un po' costosi, però purtroppo se vogliamo del materiale di qualità che ci dura negli anni dobbiamo spendere un pochettino, perché ci sono tanti materiali che costano veramente poco, zappetti, piccoli rastrelli eccetera, però durano quello che durano e poi siamo sempre lì a ricomprarli, quindi cerchiamo di investire anche con dei materiali che sono resistenti e che ci permettono di essere pronti poi quando c'è da fare un intervento magari di pulizia o qualche altro tipo di intervento in giardino. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, che vi sia piaciuto. Ricordo che metterò i link sotto questo video riguardanti appunto i lavori sugli iris fatti l'anno scorso, erano tre video se non sbaglio di pulizia del cespo, togliere il cespo d'iris dalla terra, dividerlo, pulirlo, piantarlo, quel poco di concimazione, insomma un po' di cose le abbiamo viste l'anno scorso, questo era un video dedicato alla pulizia e spero che sia stato di utile e di vostro gradimento questo mio modo di tenere un po' pulite le piante di iris. Non vedo l'ora di vederle fiorite perché poi io ho una memoria anche abbastanza corta, non sempre identifico le piante con il cartellino, ultimamente ho cominciato a farlo, vedete dei cartellini sulle piante che ho acquistato e che avevo in giardino, che sono andato a cercarmi magari la varietà o la specie, ho inserito dei cartellini, sto continuando a farlo per dare un nome un po' alle piante del mio giardino. Per quello che riguarda gli iris, alcuni mi sono stati regalati non in fioritura, quindi non so bene di che colore siano, li ho messi un po' a caso e ce ne sono un pochettino lì, un pochettino qui. Ne ho anche nel resto del giardino e anche lì vedremo in base alla fioritura, al limite se non conosco la varietà o la specie inserirò un cartellino con scritto iris giallo, nero, blu, rosso, in base a quello che verrà fuori. E niente, io vi saluto, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino con un altro argomento e grazie per avermi fatto visita. Ciao ciao e grazie.